Buongiorno, sono Paola Muglia e Buongiorno, io sono Amadeo Isabella. siamo le due quinte di San Martino, la quinta A e la quinta B. Innanzitutto vorremmo partire ringraziando le colleghe che non sono presenti, Nicoletta Minia, Claudia Rossi, Serena Guagliata. Angela e Laimo, e vorremmo anche ringraziare i genitori, il formatore Andrea, che ci hanno seguito in questo percorso straordinario. E noi abbiamo lavorato sull'ottavo capitolo dell'Orlando Furioso, intitolato Cloridano Medoro, la battaglia al Le due quinte hanno lavorato interamente da soli, nel senso che hanno avuto il copione, hanno diviso a metà il copione e hanno idealizzato sia i dialoghi che le scene e speriamo che tutto ciò vi possa piacere. re. Noi siamo più emozionate di loro e quindi buona visione a tutti. Il Teatro Comunale di Ferrara è il più importante teatro a Ferrara. Viene costruito tra il 1773 e il 1797 su un progetto di Antonio Foschini e Cosimo Morelli. Si trova in Corso Martiri della Libertà, in pieno centro storico, a pochi metri dal Castello Estense. Il 21 marzo 2014 il Teatro Comunale è stato dedicato alla memoria di Claudio Abbado, che ne fu direttore artistico per molti anni. Il teatro tuttora offre un ampio scenario di opere di prosa, danza, lirica e concerti. E da oggi anche della nostra rappresentazione dell'Orlando Furioso, che inizia con la battaglia tra i soldati di Carlo Magno e i soldati saraceni di Re Agramante. Per fortuna sono scappata senza essere vista. Adesso tornerò a casa mia, nel lontano Oriente. Ritroverò Angelica e la rinchiuderò nel mio castello magico. Oddio, piena di morti per terra. Che terribile battaglia per il mio popolo. Cos'è successo? Speriamo che qualcuno sia sopravvissuto a questa terribile guerra. Abbiamo perso la guerra contro i francesi e con la battaglia abbiamo perso anche il nostro amato re, ucciso da Rinaldo.
Sono lo spirito di Dardinello, Medoro, seppellisci mi in segno di fedeltà, sono nell'accampamento nemico. Soldati, ritiratevi! La guerra ormai è persa, è inutile continuare a combattere! Il nostro amatore Dardinello. Poverino, l'ha steso per terra, in pasto ai lupi e ai corvi. Non possiamo dargli nemmeno una degna sepoltura. Basta! Ho perso la pazienza! Devo andare a prendere il corpo del nostro re e lo devo seppellire! Ti prego, Medoro, non andare! Così andrà incontro alla morte! No, devo andare! Non posso lasciare il corpo del nostro re là! E va bene, ma andremo insieme. Riassunto degli episodi precedenti. Io sono la sentinella di ricambio. Medoro. Cloridano. Io sono una sentinella di ricambio, sono il prediletto di Carlo Magno. Senza far rumore scivolando, loro restan salvando! Io sono Cloridano, il mio amico sta aiutando, mentre i nemici si stanno ubriacando. Sto rischiando la pelle, prendo i cavalli e gli metto le selle. Io sono Medoro e sono arrabbiato. Au! Il mio re è stato ammazzato, ma non mi arrenderò e il suo corpo troverò. Noi il nostro re vogliamo seppellire anche a costo di dover morire! I cavalieri arrivarono sul campo di battaglia. Il re? Non lo so. Cerchiamo meglio. I cavalieri cercarono il corpo del re Dardinello e non lo trovarono. Si inginocchiarono e pregarono. Nel buio pesto un enorme arcobaleno illuminò il corpo del re Dardinello, che accecò i due cavalieri. Solo dopo un paio di minuti ritornarono a vedere. Che male! Medoro, guarda, c'è il re Dardinello! I cavalieri trovarono davanti ai loro occhi il povero corpo del re Dardinello. I cavalieri tornarono al corpo del re Dardinello in lacrime. No, re Dardinello, no! Sovrano, ti prego, non abbandonarci così, stai qui con noi. Dai, Medoro, adesso lo portiamo in un posto sicuro per seppellirlo. D'accordo, ce la faremo. I due amici si misero il corpo sulle spalle e si incamminarono nel bosco. Si accostarono sotto un albero e dormirono lì per la notte. La mattina seguente incontrarono Zerbino, principe di Scozia. Chi siete? Dove andate? Ah, ora vi riconosco, siete due saraceni in fuga! Prendeteli! Dai, Medoro, scappiamo, che se no ci fanno fuori. No, non voglio fuggire, voglio seppellire il re. Cloridano, allora, se la diede a gambe e si nascose nel bosco, pensando che lo stesse seguendo anche Medoro. Medoro si mise a correre, ma non volle abbandonare il corpo del suo re, e così venne raggiunto dai cavalieri nemici.
Loridano, ormai in salvo, non vedendo più Medoro accanto a sé, torna indietro a cercarlo e lo vide ormai circondato e in trappola. Amico mio, sto venendo a salvarti! Per difenderlo, scagliò dall'ombra del bosco una freccia che trafisse a morte un cavaliere. Zerbino, allora, afferrò furioso Medoro per i capelli. No, uccidimi pure, ma saranno fulmini e tuoni su di voi. Ma prima, lascia che seppellisca il corpo del mio re. Zerbino si commosse, non lo uccise, ma uno dei suoi cavalieri si lanciò sleale su di lui. Ti ucciderò senza pietà. Non vedrai l'alba di domani. Medoro, tu sei finito. Non puoi chiedere aiuto a nessuno. Non saranno fulmini e tuoni su nessuno. Medoro cadde come morto. Allora Cloridano uscì dal fitto della boscaglia, gridando in tutta la sua rabbia. No, Medoro, ti difendo io! Fu colpito. Avanzò. Barcollò. Cadde. Si rialzò invano, per giacere infine accanto al suo amico e al suo sovrano.